Ciao da Mario e bentornati sul canale. Oggi facciamo l'unboxing di Il cuore dell'impero della serie di Assalto Imperiale. Io sono innamorato di questo gioco di Assalto Imperiale, di Star Wars, di tutto il mondo Star Wars e Clone Wars. E quindi per me è proprio meraviglioso fare l'unboxing di questi giochi qui. Questo è quello che troverete all'interno della scatola. Sono tante miniature e quindi il costo è veramente irrisorio rispetto a ciò che dà la scatola. Direi di non perdere tempo in tante chiacchiere e vi lascio subito alla battuta del giorno e poi andiamo a vedere l'unboxing. Qual è il colmo per un astronauta? Qual è il colmo per un astronauta? Essere un uomo? Terra, terra. Bene, dopo questa battuta che c'entra con lo spazio e quindi c'entra con il nostro Star Wars Assalto Imperiale, meraviglioso, andiamo a vedere l'unboxing. Ciao da Mario. Ragazzi, ecco qua il mio gioco preferito. Allora, sapete che Assalto Imperiale io sono innamorato e quindi stasera apriamo Il cuore dell'impero. È una espansione di Assalto Imperiale, ovviamente serve il gioco base. La scatola è 30x30, una classica scatola e alta 4 dita, ormai il formato è quello delle scatole e quello che c'è dentro è questo. Adesso andiamo a vedere e c'è questo. Queste sono le miniature che dovrebbero esserci dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 più la T9 gigante. Allora andiamo a vedere se c'è scritto qualcosa qui. No, non dice quante miniature ci sono. Qua non lo dice, non lo dice. Il cuore dell'impero è dell'Asmodee Fantasy Flight, ovviamente. Visitate i maestosi scenari di Coruscant nel cuore dell'impero, un'espansione di Assalto Imperiale. Bene, una nuova campagna vi offre 16 missioni nuove di zecca. Molto bene. Questo qua si chiama ATDP. Mi ricordavo si chiamasse AT8 invece è ATDP. Vabbè, comunque. Bene, allora io passerei a scartare questo momento magico come quando ho aperto Assalto Imperiale se si apre. Eccolo qua. Questo è il momento magico e vediamo dentro cosa c'è. Allora, vediamo. Vado piano a scartare perché una volta che ho scartato è già finito. E voilà, purtroppo ho già aperto. Va bene, allora vediamo cosa c'è dentro l'espansione. Sono molto carico di questa cosa. Allora, la scatola la mettiamo qua, che tanto. Allora, questo è il manuale, sempre di tante pagine. Ci saranno tutte le missioni. Qui c'è come costruire la TDP. Qui ci sono tutte le carte, spiega un po' dove metterle. Missione storia, carte schieramento, missione secondaria, eccetera, eccetera. Regole dell'espansione, qui spiega un po' tutto, qua racconta alcune cosette, conflitti in uno scontro diretto a quattro giocatori, regole speciali, riconoscimenti, vabbè, il riquadro a cosa serve, eccetera. Va bene. Cuore dell'impero, la campagna Cuore dell'impero e poi qua cominciano le missioni. Adesso non vorrei fare lo spoiler, vi metto la mano davanti, no scherzo. E qui ci sono tutte le missioni, adesso non voglio fare lo spoiler, ma la grafica è molto bella. Qua poi racconta tutto, questa è una missione, qui racconta la presentazione, il rendezvous, la figura. Adesso non voglio farvi lo spoiler perché dopo vi toglierei, me le guardo io fuori schermo e poi vi dico che sono belle. E quindi vabbè, no, sono molto belle, veramente top. E poi qui dietro, ok. Bene, allora questo è quanto. Qui è foglio degli scontri diretti, piazza del 30° livello. Bene, e questo giardini del tempo. Sarà a livello finale. Può essere il livello finale, sì. Qui dice ovviamente sotto dice sempre quali sono i pezzi da mettere. Lo 01A, lo 02A, lo 03A sono i pezzi che compongono tutto il. Poi qui ci sono gli adesivi, ma sapete che abbiamo le basette colorate, qui sono sigillate, quindi aspettiamo un attimo aprile, sono sigillate, speriamo. E poi qua ci sono le nostre belle miniature che sono giganti, sono alte
due dita saranno 6 centimetri, sono veramente molto grandi. E le faccio vedere da vicino. Se trovo Sokatano è il mio personaggio. Allora, questo immagino che i buoni siano questi di colore chiaro, immagino di sì, vediamo, sì, sicuro, ce ne sono tre, questo è un Jedi, è quello che ha la testa lunga, questo qua, e poi c'è questo altro personaggio, eccolo qua, non so se si vede bene l'inquadratura, questo, e questi sono i cattivi, questo è un androide, non so se si vede, se fossero colori sarebbero molto belli, io però non so pitturare e quindi direi che lascio stare, non mi cimento in cose perché non vorrei rovinare le mie, ci sono un sacco di miniature, quando entreranno in gioco questi ci faranno un mazzo a capanna, perché sono quattro solo questi, quindi questi androidi che sparano con doppia arma ci faranno il mazzo a capanna. Questi hanno anche lo scudo, quindi andiamo bene. Non sto a dire che c'è un sacco di miniature, perché appunto l'ho già detto, ma sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 miniature. Minimo una miniatura così, sapete che costa 2,50€, 3€, quindi ci sono... E in più c'è questo, che questo già da solo almeno 10-15€ li costa, quindi non stiamo neanche a parlare, questi hanno un co- cioè, di cosa stiamo parlando? Qua il prezzo è irrisorio rispetto a quello che danno. Queste sono le schede dei personaggi. Queste sono le schede dei personaggi. Fra la grafica, i disegni, i materiali, le storie inventate, eccetera. Infatti sono tre i personaggi, che sono questi di colore chiaro, da aggiungere al nostro bel. Questi sono i personaggi a livello normale, diciamo, e qui quando sono feriti. Bene, direi che l'unboxing è terminato. Non vi apro queste perché sennò c'è lo spoiler completo e allora non vorrei rovinarvi la sorpresa. Le carte sono come le altre, ci sono due tipi di carte, quindi da imbustare bisognerà comprare due tipi di buste. Immagino ci siano le... Queste io le ho comprate. Mi è arrivato un pacchetto da 100 bustine e dicevo... Perché ho preso queste bustine? Ecco, adesso mi ricordo perché. Sono per questo. E qui adesso mi cimenterò con l'Attack a fare questo bel bricolage. Benissimo, sono molto, 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 molto contento di questo unboxing. E non vedo l'ora con David e Fabri di giocare a Assalto Imperiale più questa espansione. E anche le altre. Bene, cosa dire? Se siete appassionati, come disse uno, ma che ve lo dica fa, è da prendere punto e basta, non stiamo neanche a parlarne. Poi se è in sconto ancora meglio, però anche se non è in sconto, raga, questo è un gioco che va preso. Bene, il gioco l'avete visto, appunto Assalto Imperiale, Cuore dell'Impero, avete visto le miniature, avete visto che c'è da costruire il carro gigante. Appunto non vi ho fatto lo spoiler di aprire le mappe, perché quello è come se vi facessi lo spoiler di un regalo di Natale, non sarebbe bello, cioè le miniature ve le ho aperte, vi ho fatto vedere anche un po' così un po' missioni, anche perché se uno guarda la scatola già un po' si vedono, però le mappe ho preferito lasciarle così, ma è bellissimo raga, se uno è appassionato del genere è il top. Costa un po' la scatola base, però la potete trovare in offerta tranquillamente, quindi ma anche se non è in offerta chi se ne frega. Bene, comunque detto questo, vi lascio con la battuta finale prima dei saluti, che è questo: qual è il colmo di una mamma a cui nasce un bimbo, una neomamma, a cui piace la musica classica? Chiamare il bimbo Mozart. Perché? Perché suona bene. Va bene, suona bene come Assalto Imperiale, quindi andate tranquilli. Detto questo vi saluto, vi ricordo che l'iscrizione al canale è gratuita ovviamente, non costa niente. Ci sono tanti video, tanti giochi che dobbiamo fare, che stiamo facendo, tempo permettendo, la campanella per gli aggiornamenti e niente, un saluto da David, Mario, Fabrizio e ci vediamo al prossimo video.